Salve a tutti quanti ragazzuoli, qui è Duel Tube Channel, oggi è sabato e quindi MTG Saturday. Ho pensato di unire un pochettino questa rubrica con i vari video del lunedì. Ho deciso che ormai fare i gameplay al lunedì è una cosa completamente stupida perché il lunedì è il giorno in cui la Wizard si accanisce con i nuovi annunci, con le nuove rivelazioni, con le nuove banned list e tutto quanto, quindi spostato i gameplay al mercoledì, data ancora da definirsi tecnicamente, e ho notato che mi è già capitato di farlo un paio di volte in passato. Penso che molto probabilmente da ora in poi cercherò di collegare il più possibile l'MTG Saturday, appunto del sabato, con la notizia della settimana del lunedì. Questo articolo non è proprio la notizia della settimana perché è datato 18 novembre 2019. Ok, però è comunque collegato a quel qualcosina che vi avevo accennato durante il video di lunedì, in cui non ero proprio nella mia migliore forma fisica. Quindi ho pensato che, anche se in realtà avevo già parlato del contenuto di questo articolo, appunto nel periodo in cui è stato trasmesso, è il caso magari di riprenderlo un attimo in mano perché, secondo me, andare a vedere cosa è cambiato rispetto a quanto contenuto in questo articolo, in quanto detto in questo articolo negli ultimi 9 mesi, può essere un importante esercizio per andare a capire cosa veramente gli passa nella testa. Play design, lesson learned. La play design, cioè appunto come vengono fatte le carte, come vengono pensate le carte, in che contesto vengono inserite le carte, lezione imparata. Ciao a tutti, mi chiamo Brian Hawley e dirigo il team di play design per quanto concerne Magic. Oggi abbiamo fatto un annuncio di alcuni ban per quanto riguarda lo standard che potete leggere qui, giusto per farci un piccolo recapito temporale. Stavamo parlando di questi ban particolari, quindi se magari questo vi aiuta di più a ritornare un pochettino nel periodo in cui eravamo, è stato il giorno in cui hanno bannato Oko, Once Upon a Time e Veil of Summer dallo standard, Oko dal Brawl, Vren Six dal Legacy e Vintage dal Narset dal Vintage. Ignoriamo questo mio piccolo lapsus. Inoltre, negli ultimi anni sono successe un sacco di cose, soprattutto per quanto riguarda il play design, e mi piacerebbe prendermi un po' di tempo per condurvi fino a dove siamo arrivati in questo momento, come ci siamo arrivati e soprattutto cosa abbiamo imparato e cosa succederà dopo. Questo è uno dei due motivi per cui sono voluto ritornare su questo articolo. Cosa succederà dopo? Andiamo un attimo a vedere quello che è il contenuto dell'articolo, ma noi in realtà, essendo nel futuro, tecnicamente nel futuro di questo articolo, già sappiamo cosa è successo. Da dove abbiamo cominciato? Per il periodo che è iniziato con Battaglia per Zendikar e che è andato avanti fino al set base 2019, noi, quelli una volta chiamati, gli artisti una volta noti come R&D, Research and Development, ricerca e sviluppo, abbiamo fatto la conscia scelta, la scelta volontaria di aumentare, di abbassare gradualmente il power level per quanto riguarda marquee set. Non so bene come tradurre in italiano, ma praticamente sono i set principali, sono i set da standard. E quindi per estensione anche il power level del formato standard. Il nostro obiettivo principale era quello di andare in una direzione per aprire più spazio possibile al design, soprattutto in carte dall'alto costo di mana ed effetti che tecnicamente non dovrebbero essere troppo impattanti per il gioco competitivo. Quindi di fare carte per il draft, carte per il limited, mi verrebbe dire, quelle carte ciccioni mega galattici, le carte per i team player, quelli che vedono i giganteschi dinosauri e dicono sì, voglio farmici il mazzo intorno, che però in realtà di un'intera espansione poi ti ritrovi in mano con tipo tre carte
per il gioco competitivo, addirittura mi verrebbe da dire 3 carte competitive per lo standard e 0 per gli altri formati. E un po', questo è un po' il concetto con cui hanno creato le espansioni da Battaglia per Zendikar fino a M19. Temporalmente parlando, sapete di cosa stiamo parlando. Abbiamo ottenuto successo in questi obiettivi, ma i costi hanno sorpassato i benefici. Il nostro set principale per quanto riguarda le bustine dovrebbe essere per tutti quanti, e a quel determinato tipo di power level molto basso, se non hai giocato standard, non eri molto interessato nelle carte che stavamo creando. Non sono d'accordo su questa cosa perché, ad esempio, stavo pensando per buttarne lì ad alcune carte a Liliana della Stop, Pearl Queller, Collective Brutality, le varie terre, le Tangoland di Battaglia per Zendikar, Ulamog, tanto per dirne qualcuna, voglio dire. Sono le prime che mi vengono in mente, poi per non parlare di quelle che sono state le carte del ciclo di Kaladesh e tutto quanto, perché quelle sicuramente non erano un power level che tendeva per il basso. Però vabbè, diciamo tutto questo per quanto riguarda lo standard, un power level più basso ha significato un formato più sensibile alle carte che sfuggivano fuori da questo concetto. E infatti, come spiega, sono le carte che hanno appunto dominato il formato. Se tu fai un power level dove la carta più forte è uno shock, per intendersi, se poi a un certo punto stampi fulmine, fulmine è 50.000 volte più forte, ovviamente. E qui infatti cita un paio di esempi, come appunto l'aerocottero del contrabbandiere o Gideon, l'alleato di Zendikar. Già questa è una troiata. Cioè, nel senso, ovviamente dire che se appunto tu stampi un sacco di shock, poi a un certo punto fai il fulmine e il fulmine è più forte, ovviamente è ovvio, ma in che modo pensavano che questa fosse una cosa intelligente? Cioè, voglio dire, io mi ricordo quello che era lo standard di Battaglia per Zendikar, Eldritch Moon, eccetera, eccetera, eccetera. Era un formato stupidissimo. È stato un formato stupidissimo fondamentalmente per due motivi. Il primo perché è stato il momento in cui la Wizard ha deciso di cambiare il paradigma dei blocchi da 3 espansioni a 2 espansioni, di togliere i set base. Una scelta che secondo loro era la genialata più geniale del mondo, che poi invece in realtà è stata la cosa più stupida, la prima cosa veramente stupida che hanno fatto di una grande elenco. Tra l'altro, poi hanno deciso di applicare questa cosa del cambio di paradigma anche a Battaglia per Zendikar, che era un'espansione che inizialmente era stata pensata per avere 3 espansioni, doveva essere l'ultimo blocco da 3 espansioni, e hanno deciso di riunire tutto in uno perché sì. È ovvio che la cosa non viene fuori bene. Un'altra cosa secondaria, io mi ricordo, ripeto, lo standard di Battaglia per Zendikar, e era rimasto un po' incasinato appunto per questa cosa del cambio di paradigma, quindi c'erano più espansioni in uno standard che era pensato da meno espansioni. Ma eravamo in una situazione in cui c'erano un sacco di carte che avevano la potenzialità di essere creature solo a discrezione dell'avversario, quindi solo tipo nel turno dell'avversario, tipo aveva una mainland e l'animava nel suo turno, e quindi attaccava con la mainland nel suo turno, oppure aveva un veicolo che animava nel suo turno, che attaccava nel suo turno, e dall'altro lato io come avversario appunto di questa persona avevo tipo solo removal sorcery. Abbassare il power level per dare la possibilità a più cose di venire fuori va bene, ma questo è stupido, questo non ha senso. Cioè, è ovvio che se fai delle creature come i veicoli o come le terre animabili o come Gideon, che sono creature solo nel turno del giocatore che le controlla, e fai solo removal sorcery, c'è una disparità esagerata, ma questo non vuol dire abbassare power level, questo vuol dire essere degli idioti. È diverso. Ed ecco qui il capitolo che vi ho citato l'altra volta. Fire. Intorno al tempo in cui stavamo progettando Gilde di Ravnica,
In risposta, diciamo, come conseguenza di tutto quello che era successo a questo abbassamento del power level, abbiamo adottato una filosofia che chiamiamo Fire. Magic dovrebbe essere Fire, fun, divertente, E, inviting, invitante, R, replayable, rigiocabile, E, exciting. Questa filosofia ha dato il via a un sacco numero di cambiamenti per come disegniamo le carte e cambiato il modo in cui il play design si approccia al nostro lavoro. In maniera molto stupida, perché abbiamo visto. Questa era l'epoca dei Troni del Draenor, ma abbiamo visto poi come si è evoluta la cosa. Prima hanno fatto un sacco di robe con un power level bassissimo, e poi hanno detto: ah, cavolo, se il power level è tanto, tanto, tanto basso, allora basta fare una carta leggermente più forte e questa distrugge tutto. Va bene, quindi cosa possiamo fare per rimediare? Rimettere il power level medio come era prima? No, mettere il power level altissimo. Perché il power level altissimo è sicuramente divertente, sicuramente invitante, sicuramente ti motiva a giocare un'altra partita ed è sicuramente eccitante. No? Prima di tutto abbiamo intenzionalmente alzato il power level dei nostri marquee set e per quanto concerne lo standard, per quanto riguarda il Gilde di Ravnica fino al Trono di Eldraine e poi per quanto ne sappiamo anche poi per quanto è stato con Theros Beyond Dead, con Espeth Conquista la Morte, ma soprattutto l'Oracolo di Tassa, che io sono ancora qui a chiedermi perché, Ikoria con i compagni, ok. E M21 con Ugin. M21 con Ugin. Abbiamo preso questo sentiero per un sacco di ragioni. Pensiamo che uno standard sia più divertente se con un power level leggermente più alto. Ora, prima mi stavo un attimo leggendo questo articolo per prepararmi un attimo su quello che dovevo dire. E ho detto, boh, magari mi ricordo male, magari ho sbagliato, ho tradotto male. Mi sono venuto aperto il traduttore di Google. Slightly è leggermente, come mi ricordavo. Quindi questa persona ha veramente scritto che il power level che hanno creato da War of the Spark in poi, secondo loro, è leggermente più alto. Cioè, questo secondo loro è leggermente più alto. Non sanno cosa stanno facendo, non devono continuare con il loro lavoro. Non sono tagliati per questo lavoro, è inutile da dire. C'è poco. Se questo per voi è un power level leggermente più alto, ragazzi, andate via, cambiate lavoro, perché no, no, no. È molto più facile farti carte impattanti per molti giocatori senza dover fare Bizarrely engineered card laser focused on a specific niche that may or may not actually to get there. Il mio inglese non è di migliore, ma è una frase un po' difficile da tradurre. Praticamente il concetto di questa frase è che è molto più facile fare carte ultra spanate, mega iper distruttive, che fare carte pensate per solo determinati contesti e situazioni. Infatti sotto dice, stiamo parlando di te, Luna Alpina, che io non riesco a capire quale sia veramente il problema con la Luna Alpina, che è una carta di side, è una carta di hate contro particolari strategie, quelle delle terre, che tra l'altro sarebbe ritornata molto utile con lo standard, con il set base futuro che conteneva il campo di loto, perché tu nomini il campo di loto e il campo di loto perde la sua abilità e quindi tutto quello che è venuto fuori con il campo di loto, tipo Lotus Bridge, perdeva di senso. Non capisco che tipo di problemi abbiano con carte specifiche per determinate situazioni, che sono le carte da side. Sono quel genere di cose che noi chiamiamo risposte. Hai problemi con delle risposte, caro Brian, capo del reparto di play design? Non credo dovresti essere il capo del reparto del play design. La nostra intenzione era quello di alzare gradualmente il livello dello standard nel corso degli anni e successivamente per quello che sarebbe stato lo standard, spavolare dello standard appunto nei valori da ritorno a Ravnica a Theros in poi. Allora, questa è una cosa che ormai mi avrete sentito ripetere tante di quelle volte che ormai probabilmente la saprete a memoria. Io non sono contrario
all'innalzamento del power level all'interno delle espansioni. Io in realtà trovo che a livello di power level, inteso come utilità delle carte che possiamo trovare sbustando, ad esempio, appunto Trono di Eldraine, vada benissimo. Cioè, quando tu aprivi la bustina e tolte le comuni e non comuni, che ovviamente non ti davano poi molto, andavi a guardare la rara e trovavi una rara del cazzo utile solo per il limited, nel caso stessi draftando, nel caso stessi facendo sealed, e ti cadevano i coglioni. Invece con Trono di Eldraine la possibilità di trovare queste carte, appunto, che io chiamo rare da limited, era veramente ridotta. E per quanto magari a livello di valore non fossero tante le rare che potevano, ad esempio, ripagarmi il valore della bustina, erano tante le rare che avevano un senso in un loro specifico determinato contesto. Ovviamente non erano tutte Oko, non erano tutte Once Upon a Time, eccetera, 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 ma erano delle carte che avevano un loro senso. E quindi, anche se aperta la bustina, non mi ero ripagato i 4 euro dalla bustina, ma mi ritrovavo comunque in mano una rara che aveva un suo senso, che era giocabile, per me andava benissimo. E da questo punto di vista, io sono contentissimo che abbiano deciso di alzare questo tipo di power level all'interno delle buste. Sono contentissimo che dentro una bustina pensata per lo standard io possa trovare un qualcosa utilizzabile potenzialmente anche in Legacy, o comunque magari solo in Modern o in Pioneer. Va bene, è bello, è fantastico, ci sta tantissimo. Il problema è che se crei una carta che non ha svantaggi, come può essere stato Oko, come può essere Uro, che la casti, ti fa pescare, ti fa giocare una landa in più, puoi rigiocarla qualsiasi volta vuoi, ti basta avere le carte al cimitero, che non è difficile. È lì il problema. È lì il problema. Poi, ok, qui fa un sacco di spiegazioni intorno al concetto di Oko, e cerca di giustificare il fatto che lo abbiano fatto troppo forte, e ci racconta addirittura, infatti vi cito questo paragrafo più che altro solo per questo, che dov'è qua? Nelle precedenti versioni di Oko aveva un power level, un potere molto diverso, legato intorno all'abilità di rubare le creature, che penso sia poi quella che è diventato il suo ultimate, tra virgolette, almeno 5, di scambiare le cose. E loro hanno giudicato che rubare le creature, come aveva questa precedente versione di Oko, era molto meno divertente per l'avversario che vedersi tutto trasformato in alci. Non so come fosse quella precedente versione di Oko, quindi non voglio metterci le mani sopra, non voglio dire nulla. Però, ad esempio, io mi ricordo di aver già citato questa cosa quando abbiamo aperto i Planeswalker deck di Trono di Eldraine. A me piaceva tantissimo l'Oko a costo 6, che era dentro al Planeswalker deck, perché aveva questa abilità a costo 0 che diceva: fino alla fine del turno Oko diventa una copia di una creatura. Essendo che Oko è un polimorfo di suo, e che l'abilità di trasformare le cose in alci non c'entra un cazzo né con la sua storia né con quella che dovrebbe essere un po' il background del personaggio, cioè, ok, è un polimorfo che polimorfizza le altre cose in alci, ok. Però in teoria è un polimorfo, è lui che cambia aspetto. Il fatto che avesse questa abilità più zero, che potesse copiare altre creature, secondo me era fighissima come cosa, io avrei lavorato su quella. Ma va bene. Poi, ultima parte interessante, per quanto riguarda il Trono di Eldraine, il power level generale è un po' indicativo di quella che è il nostro ideale della nuova normalità. E ovviamente A o Oko no, cioè, nel senso, noi vorremmo fare tutte le espansioni con un power level generale come era quello del Trono di Eldraine, cosa che io, in cui io sono d'accordissimo. Però si ritorna un pochettino alla situazione iniziale, in cui se fai tutte carte di un certo livello, poi è ovvio che se fai un qualcosa che è più forte, questa risulta ovviamente più forte. E io sono d'accordissimo con questa cosa. Mettete carte potenziali per Modern, Pioneer, Legacy, Pauper, Vintage, Commander, eccetera, nelle espansioni da standard, va benissimo, è interessantissimo. E in realtà va bene anche se ci sono carte più forti rispetto a quello che è il power level generale, nel senso, volete ristampare un altro Oko? Ok, ci posso stare,
ma deve esserci una risposta e non solo una risposta, De cioè devono esserci più risposte, e questo è il problema, e questa è la cosa su cui deficitano. Abbiamo imparato la lezione, non è vero, e sappiamo benissimo che non hanno imparato la lezione, perché poi ci siamo ritrovati appunto i compagni, ci siamo ritrovati Ugin, non hanno imparato un cazzo di lezione. Eccolo qua, un ultimo paragrafo che volevo mostrarvi. Praticamente qua ci spiega che hanno un po' intenzione di fare questa cosa con che i vari set base abbiano una certa continuità tra loro, tipo di inserire delle carte che in un set base che possono avere dei sensi particolari con il successivo set base. Infatti qui fanno l'esempio che hanno creato specificatamente Field of the Dead in un set base in modo che potesse essere sinergico con Scapeshift che era dentro al set base precedente, perché tanto comunque sarebbe rimasto in standard solo per poco, solo che in realtà abbiamo fatto Field of the Dead troppo forte, in realtà era fortissimo anche senza Scapeshift, ops, abbiamo sbagliato, abbiamo dovuto bannare pure quello, però l'idea ci pareva carina. Il nostro obiettivo principale, dice nella fine dell'articolo, è di creare un ambiente generale il più divertente possibile. Avete fallito alla grande. Carte troppo forti, e sottolineo il troppo forti, e soprattutto infermabili, nel senso che possono essere fermate solo da carte di altrettanto. Cioè non esiste una risposta vera ed efficace che ci permetta di dire ok, abbiamo ottenuto un vantaggio. Carte del genere non sono divertenti da giocarci contro, non mi invitano a continuare a perpetrare questo gioco. Dopo aver fatto una partita in cui l'avversario è forte, ah, carta fortissima contro cui non puoi farci niente e ci vinco la partita, non mi motiva a rigiocare di nuovo una partita, e soprattutto una volta finita la partita contro carte del genere, perché sappiamo che alla fine si finisce a giocare contro carte del genere perché sono troppo forti, ed il fatto che io non abbia alcun modo per risponderci contro o per mandare l'avversario che le usa in svantaggio, non sono eccitanti. Dovrebbe essere un video da 10 minuti, porca miseria. Sono diventati molti di più, ma spero che li abbiate apprezzati. Fatemi sapere sotto nei commenti del video cosa ne pensate. Io sono DualTube Channel, oggi è sabato, MTG Saturday ancora una volta.